Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico clippino di gameplay. E qui ragazzi miei, ci abbiamo Sua Maestà Resident Evil 4. Figo, fantastico ragazzi, troviamo le basi, eh. Facciamoci assolutamente un gameplay con Resident Evil 4 da zero, perché assolutamente parliamo di uno dei giochi più importanti dell'intera storia videoludica. Quindi andiamo a vedere un attimo le opzioni, se c'è qualcosa da cambiare, ma non penso proprio. Motion blur no, sottotitoli sì. Beh, motion blur possiamo anche metterlo. Sto qui ragazzi miei, questo qui è un capolavoro assoluto. Questo è un capolavoro assoluto. Qui lo stiamo giocando assolutamente in versione Xbox One, le versioni assolutamente uscite qualche anno fa, per le ultime console di attuale generazione, ovvero PlayStation 4, Xbox One e anche PC ovviamente. Qui ragazzi, è un gioco storico, gioco storico. Diretto sempre dal creatore del primo Resident Evil, il fantastico Shinji Mikami. È un gioco storico perché come spiegavo nel clippino che ho dedicato alla recensione della mitica enciclopedia di adesso non mi ricordo la casa editrice. Beh, quella mitica enciclopedia ufficiale, divisa in due volumi, che copre praticamente tutta la saga di Resident Evil fino a Resident Evil 5, andavo a spiegare che Resident Evil 4 non è solamente uno dei Resident Evil migliori dell'intera saga, ma è anche uno dei giochi che assolutamente ha stravolto e ha cambiato tutta l'industria videoludica. Assolutamente. Adesso qui vediamo l'intro del gioco, questo fantastico Leon Kennedy, ormai al servizio del presidente degli Stati Uniti, riceve questa cazzo di missione qui. Sono passati un po' di anni dagli incidenti di Raccoon City. L'Umbrella è caduta, sembra essere scomparsa, essere fallita, caduta, disgregata. E come dicevo poco fa, Leon Kennedy, assolutamente ormai diventato la guardia del corpo praticamente del presidente degli Stati Uniti, riceve l'incarico appunto di salvare, di andare a recuperare la figlia rapita. Qui sua figlia è scomparsa, è stata rapita da questi cazzo di ganado qui, in questo villaggio un po' disperso nel buco del culo del mondo, un villaggio spagnolo. Fantastico ragazzi, eccezionale, un gioco qua. Tra l'altro questa versione qui finalmente è compatibile con i 16 noni, risoluzione aumentata, è stato ripulito, è stato velocizzato perché comunque su GameCube non credo che girasse a 60 frame rate per secondo, o quantomeno magari aveva dei picchi a 60 ma non erano stabili, sicuramente non erano stabili. Qui invece per queste edizioni qua, figa su PC, PS4, Xbox One, figa su 60 frame rate, rock solid, è una goduria, è uno spettacolo gioco qua. Poi anche la regia delle, guardate la regia delle cutscene, la regia è strepitosa, eh. È tutto dovuto a Shinji Mikami. Shinji Mikami è un genio, eh. È stato un genio, eh. Dell'industria videoludica, eh. E questo qui, ripeto, questo qui è. Torno a ripetere, non è solamente uno dei Resident Evil migliori della saga. Questo qui è uno dei giochi più belli di tutta l'industria videoludica. Non ci sono balle. Non ci sono balle, ragazzi. Qui ci stiamo approcciando al villaggio.
questi qua ovviamente non hanno minimamente intenzione di scendere neanche della macchina. Vanno avanti voi, assolutamente. Fantastico. Buona fortuna e Dio, buona notte al sartore. E via. E comincia, ragazzi. Comincia con la fantastica avventura di Leon in questo eccezionale Resident Evil 4. Ecco, qui viene introdotto il personaggio di Hannigan. Il vostro, la vostra spalla. La vostra fonte di informazioni. So the subject's name's Ashley Graham, right? Tramite contatto radio. Vedete, qui vi sta introducendo un po' alla storia, alla vostra avventura. Perfetto. E qui, ragazzi, si parte, eh. Cioè, guardate, figa, la fluidità dei controlli. Cioè, qui, spettacolo, eh. Sono i primi corvaccioni, che noi seccheremo assolutamente, prontamente. Perché sono tutti punti. Sono tutti punti. Quello è sfuggito. Adesso qui bisogna riprendere un po' confidenza con i controlli perché, cazzo, dopo aver giocato almeno un centinaio di ore con un gioco come Sekiro, ripassare a un gioco così è un po' problematico, eh. Guardate sempre le cutscene, la regia delle cutscene sono stupende, hanno una regia incredibile. Qui, se mi ricordo bene, c'è una cassa. Esatto. Vuota, fantastico. Il contenuto delle casse in Resident Evil 4 è random, eh? Non è scriptato, è random. Questa qui abbiamo avuto la sfiga di trovarne una assolutamente. Un'assolutamente vuota. Qui c'è la figa, c'è una delle prime cutscene stupende, storiche, ormai diventate storiche. È stupenda, sta cutscene qua. Excuse me, sir. Questo ganado qua, in preda a ravvivare il fuoco del camino. Arrivate voi, gli rompete i coglioni. Gli chiedete informazioni su. Guardate come si gira, cioè all'incontrario, fantastico, eh. I È was wondering if you might eccezionale. recognize the Sì. girl Che in this photograph. cazzo stai facendo qui? Non rompere i coglioni. E Lorda de cabron. vi attacca. Sorry Fantastico. to have bothered you. Vedete che non sono zombie, eh? Sono invasati anche questi. Cioè, vi parlano, vi maledicono. Vi tirano dei cancri. Is it E qui Frank? subito. Prontamente. E via. I due stronzi si levano dai coglioni. O quantomeno tentano di levarsi dai coglioni, ma non ce la fanno perché vengono travolti da questi figli di puttana qua. Da questi ganado qua che li sbattono giù del burrone. Sì, tutto benissimo. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize it. There is still others surrounding the area. Get Ecco. out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Adesso qui cominciano ad attaccarvi. Guardate che bell'ambiente, che bell'ambientino, accogliente. Munizioni. Barricate ricarica. Boom! E via. Adesso qui prendiamo un po' spazio. Complimenti per la mira. Quindi vorrei prendere confidenza con questi controlli qua dopo Sekiro, ragazzi miei.
Dai, Leon, ricarica. Ecco, bravo coglione. Un po' di punti. Qui c'è il fantastico eccezionale Cagnusso, mitico cane da liberare, eh. Un po' di roba, un po' di munizioni, erba verde, punti, macchina da scrivere. Un po' di corvi da far fuori, li facciamo fuori, sì, li facciamo fuori, eh. Anche questo, eh. Sono tutti punti, eh. Tra l'altro sto corvo qua ci ha droppato anche un oggetto. Una bomba a mano. Eccolo qua, il nostro cagnotto. Aiutatelo il cagnotto, assolutamente, eh. Che poi vi aiuterà a sua volta durante la boss fight con il gigante, eh? Ad aiutare assolutamente. Qui per sicurezza facciamoci un salvataggio, visto che sono ancora un po' arrugginito. E via. Molto bene. E si prosegue. Qua ci sono delle trappole, eh? Ci sono delle tagliole qui, eh. Fare un po' di attenzione. Innanzitutto qua ci sono queste cazzo di trappole esplosive, eh. Ecco, qui questo coglione qua lo attiriamo qui esatto e così si suicida da solo e noi non sprechiamo munizioni che all'inizio sono abbastanza preziose le munizioni, eh. Qua ci sarà ma cazzo siete sì, sto qua ah. Scatola vuota. Ecco. Dobbiamo cercare di sfruttare sempre. No, eh no. Colpiteli sempre alla testa, eh. Perché quando li stordite potete finirli con un calcio. Punti. Tra l'altro qui, se mi ricordo bene, c'è un corpo di una donna impalato. Esatto, è fantastico la forca. Eccezionale. Bene, proseguiamo. Questi qui potete anche non spararli, tanto. Qui invece c'è un coglionazzo. Semi nascosto. Eccolo qua. Tac. Eccoci qua. Punti e munizioni.
due casse vuote. Eccoci qua. E qui siamo arrivati al crocevia del villaggio. Vanno bene. Ma che manuale di addestramento, non ce ne frega un cazzo. Noi siamo Leon S. Kennedy. Beh, comunque il tutorial, vedete, all'inizio del gioco vi fa... Vi spiegano i controlli, come ricaricare, come mirare, come sfruttare gli attacchi melee, nel caso del, appunto, un nemico mentre traballa o dopo averlo fatto cadere in ginocchio. Sfogliare l'inventario. Ecco l'inventario. L'inventario è fantastico, L'inventario è eccezionale, Adesso lo guardiamo subito. Guardate che spettacolo. C'è un sistema a griglia, l'inventario a griglia, dove voi potete prendere qualsiasi oggetto. Vedete? Potete esaminarlo, ovviamente, come ogni Resident Evil che si rispetti. Descrizione. Vedete l'oggetto in 3D. Ma potete anche, vedete, tac, spostarlo. È un inventario a griglia, è fantastico, è stata un'idea incredibile. Ovviamente, più andando avanti nel gioco, troverete degli oggetti che vi espanderanno la valigia, no? Che in realtà è proprio una valigia, vedete? È una valigia con lo spazio a settori e voi potete assolutamente selezionare gli oggetti, ruotarli e metterli giù come cazzo volete. E qui è un minigioco, È un minigioco praticamente, molto bello. Poi abbiamo assolutamente quest'altra sezione qui, dove abbiamo sopra gli oggetti chiave, le chiavi delle porte per aprire le porte, gli oggetti chiave del gioco. E sotto abbiamo assolutamente i tesori che voi dovrete vendere al mercante, al mitico mercante, fantastico. Poi ovviamente la mitica mappa, sempre presente nel Resident Evil, dove tra l'altro qui poi il mercante ci potrà vendere poi anche le mappe del tesoro, no? Dove saranno praticamente indicati sulla mappa i tesori che ancora non avete trovato, no? Con delle posizioni un po' così, un po' approssimative, per darmi un minimo di aiuto. I file, su tutti i file praticamente. Vedete? Queste qua sono le conversazioni che avete avuto con Hannigan. Manuale. Ecco, questi qua sono i file interi del gioco. Qui vi spiega. C'è un profilo di Ashley, che è la figlia del presidente. Qui è il manuale che abbiamo visto prima e quant'altro. Via. E si prosegue, ragazzi. Ecco. Ecco, vedete, qui siamo arrivati al crocevia. Il crocevia del villaggio, dei Ganado. Che tra l'altro qui, ragazzi miei, qui potete zoomare, potete guardare un po' meglio dove cazzo volete. Vedete, sono persone normali. Lavorano, tirano un po' di cancri. Perché sono anche loro stati praticamente contaminati delle plagas, Quindi sono ostili, però non sono zombie, e questa è la novità. Qui passiamo da di qua, assolutamente. Questa qui, stavo dicendo prima, paradossalmente parlando, siamo proprio all'inizio del gioco. Questa qui, intanto prendiamo l'erba verde. Questa qui è uno dei punti più difficili del gioco, Soprattutto all'inizio. Infatti qua dovete stare molto attenti, perché adesso mi hanno visto, si può fare anche tutto in stealth volendo, Qui ho fatto un errore io, mi hanno visto e ho fatto una cazzata. Qui bisogna cercare di entrare subito qui, che parte la cutscene, mi barricate dentro. Adesso noi andiamo di sopra, che c'è il fucile a pompa, perché qui salterà fuori il nostro amico, Il nostro amico con la motosega, eccolo qua, figa. Questo qui è problematico,
Se riuscirà ad avvicinarsi troppo a voi, vi ucciderà, vi farà proprio un instant kill, vi segherà la testa con la motosega, quindi è problematico. E poi ci saranno tanti di questi bastardi qua, quindi via, barricarsi. Assolutamente barricarsi. Raccogliere tutta sta roba qua. Abbastanza la svelta. Andare di sopra. Eccolo qua. Prendete il vostro fucile a pompa. Spaccate qui. C'è un'altra granatina. Qui lanciate giù la scala. Falcidiate un po' di gente. State attenti perché qua, questi stronzi qua. Ecco, vedete? Ho già fatto una cazzata. Un'altra cazzata. Un'altra cazzata ancora. Ah, figa, raga. Sono fuori forma. E qui, questa qui è una parte. È una parte, questa qui, che all'inizio del gioco, che non avete un cazzo praticamente, è un pezzettino che può dare qualche piccolo problemino, eh? Perché? Perché sì, perché comunque vi troverete proprio in men che non si dica, assolutamente con molti avversari da tenere a bada. Adesso qui infatti devo cercare di fare così. Cazzo. Entriamo qua dentro. Prendiamo su figa. Ragazzi miei, qua sono morto ancora. È tosto qua, Lo so che è paradossale perché siamo proprio all'inizio del gioco, stiamo giocando da un quarto d'ora, Però è sempre stato così Resident Evil 4, fin dall'inizio, fin dai primi 2-3 nemici che vi fa affrontare così, molto semplici, vi costringe proprio a fare questo pezzettino qua nel villaggio, nel crocevia del villaggio, che è figa, già con tanti nemici da tenere a bada, non è semplicissimo. Poi i comandi sono un po' renghini, diciamoci la verità, I comandi sono un po' renghini, Sono sempre stati un po' renghini, Cioè, dovete un attimo riabituarvi. La telecamera comandabile con l'analogico destro non è libera, Non è proprio libera completa, È un po' un dito in culo, Adesso vediamo di... Poi anche la gestione degli armamenti. Cazzo, però Leon, cazzo, mi combini. No, adesso qui bisogna entrare là dentro. Bisogna entrare qua dentro, nella catapecchia. Assolutamente. I controlli, come dicevo prima, non sono proprio... Cioè, per quando è uscito, ragazzi miei, tanti anni fa, era la mano dal cielo. Adesso siamo abituati a avere una manovrabilità, una giocabilità molto più fluida, soprattutto come gestione di analogico sinistro, in combinazione con l'analogico destro, appunto, che gestisce la telecamera libera. Qui la telecamera gestita con l'analogico destro non è libera, Può sembrare libera, ma non lo è vincolata.
assolutamente vincolata. E quindi poi anche il fatto di cambiare le armi, non potete cambiarle rapidamente, dovete per forza di cose entrare nel menu. E un sistema di gameplay, di gestione dell'inventario che è antiquata ormai, però ripeto. Facciamo attenzione. No, 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 figa. Qui andiamo giù. Innanzitutto ci pippiamo un'erbettina. Poi equipaggiamo assolutamente il nostro fucilazzo pompa. Anzi, le bombe. Ok. Bene. Poi. Il bastardo con la motosega è duro da buttare giù, eh. Ecco, vedete, ne arrivano degli altri. Dopo che ne fate fuori i primi 5-6, ne arrivano degli altri. Adesso ci prendiamo il nostro fucilazzo e via. Iniziamo a falcidiare, eh. Cominciamo a falcidiare. Cazzo, però, Leon, Leon. Dai, cazzo, girati però. Rengo, eh. È abbastanza rengo, eh. Adesso intanto. Via, un'altra erbettina. Ecco. Dopo che ne avete uccisi un po', parte la cutscene della campana e tutti si levano dei coglioni. Questo qui è il prologo del gioco. Vedete? Loro vengono attirati dal suono della campana. Si levano dei coglioni. Ragazzi, questo qui è un gioco incredibile, eh? Questo qui è un capolavoro, eh. E vi lasciano magicamente da solo nel villaggio. E lui farà la fantastica battuta del bingo. Ecco, Resident Evil, ragazzi. Fantastico. E via. Eh sì, li hanno massacrati, eh. Adesso però qui io temo che se voi non riuscite, vediamo un po'. No, no, vi li ha tenuti. Vedete che vi ha tenuto tutti i tesori. Qui dovete assolutamente raccoglierli subito perché dopo un po' scompaiono, eh. Rimangono droppati per un po' di tempo, ma non per sempre. Quindi raccogliete tutto subito dopo la cutscene. Rifate passare tutte le location, le stanze, per cattare su tutto quello che non avete cattato. Eccolo qua. Questo stronzo qua. Saddler, bastardo. Facciamo una ricarica. Abbattiamo la scala. E adesso qui andiamo a esaminare tutto, perché c'è un po' di roba qui, eh. Innanzitutto qua ci sono delle munizioni. Qui
Ci saranno i primi tesorini da trovare qua, eh. Quindi, qui innanzitutto ce n'è uno, se mi ricordo bene. Eccolo qua. Uno spinello, che non sono quelli da fumare, eh. Poi ci buttiamo giù e via. Facciamo passare tutto, come il riso, eh. Qui, se mi ricordo bene, sopra la torre ci sono delle munizioni per la doppietta, per il fucilazza a pompa. Se mi ricordo bene, sì, eccoli qua. Via. Poi, vedete la telecamera? L'analogico destro, guarda, vedete cosa fa? Fa questo. Non è libera, eh? È assolutamente pilotata, vi dà un'escursione minima di un po' di gradi sopra, a destra e a sinistra, ma non è libera, eh? E poi in automatico si centra dietro le spalle di Leon. E poi ovviamente una volta che, quando avete l'arma estratta, gestisce liberamente, assolutamente, il puntamento dell'arma, quello è logico. Erba gialla. Erba rossa, che adesso andiamo prontamente a mixare, abbina a verde e abbina a rossa. Cazzo, questi qui sono le fondamenta dei Resident Evil, eh? Non sto neanche qui a spiegarvi che dovete fare queste cose qua. Perfetto. Facciamo un po' di spazio nell'inventario, caricando il pompa, fantastico. Eccoci qua. E riequipaggiamo la nostra pistola. Anche qui. Facciamo passare tutto come al riso, eh? Tutto. Munizioni. Sto registrando, eh. Ecco, altre munizioni per il pompa, che poi è entrato tutto doppietta, ma doppietta un paio di palle, cioè è un fucile a pompa, che doppietta. Ok. Quindi andiamo pure avanti, che tanto poi quando prenderemo la mappa dal mercante troveremo indicati poi sulla mappa gli oggetti. Comunque se abbiamo dimenticato qualche tesoro in giro. Innanzitutto qui c'è un save point. No. Ci sono due casse, save point compare più avanti. Granata accecante, sono molto utili più avanti nel gioco, quando ci saranno i ganado che hanno praticamente la plagas che fuoriesce dalla loro testa, perché quei tipi di ganados lì, le granate accecanti li uccideranno con un colpo solo. Ovviamente li farà esplodere la protuberanza della plagas. Con un colpo solo. Qui forse avevamo già fatto tutto. Sì. Esatto. Qui abbiamo raccolto la pianta. Tanto ci sono un po' di galline che girano per il villaggio. Allora, qui, se mi ricordo bene, non c'è nient'altro. No, manca questa catapecchia qua. Esatto, qui c'è una scatola, altri punti.
Esatto, qui da questa parte qua non potete ancora passarci perché ci vuole assolutamente la chiave, la sua chiave. Qui non c'è più niente. Ok, proseguiamo qui. Qui c'è un documento, adesso bene, non stiamo lì a leggere i documenti perché sennò non finiamo mica più, eh. Munizioni, una pistola. Qui non c'è un cazzo, è vuota, è sempre stata vuota. Ho sempre trovato strano il fatto di che fosse completamente vuota quella catapecchia lì. Cazzo, metteteci una cassa, qualcosa. Ok, proseguiamo. Eccoci qua. E qui si cominciano, ragazzi miei, vedete i pendenti azzurri, i pendenti blu. Qua si comincia a collezionare pendenti blu, eh? Pendenti blu, qua ve lo spiega, eh? Adesso anche qui, vedete, indizio sui medaglioni blu. 15 medaglioni, 7 nella fattoria, 8 nel cimitero. Se voi riuscite a raccoglierli tutti, il mercante vi dà in premio un'arma, una pistola. Tra l'altro una pistola molto, molto, molto potente, eh? Una pistola, cioè, pistola potente, una pistola normale, però che ha il vantaggio di perforare. Di perforare il corpo del ganado, praticamente. Quindi se avete due ganado in fila, uno dietro l'altro, riuscite a fare danno anche a quello che c'è dietro, praticamente. Non è male, eh? Ecco qui. Adesso qui, prima di sparare, di fare del danno, del casino, cerchiamo di, innanzitutto, diamo una salvata, va. Diamo una salvata. E qui appena fate rumore, vi sentono e cominciano un po' ad attaccarvi un po' da tutte le parti, eh. Non sarà difficile come il pezzo che abbiamo appena fatto del villaggio. Qua tra l'altro ci sono le galline che ogni tanto fanno un po' di uova. E cazzo, le uova non sono male, eh. Le uova sono, vi ripristinano un po' di energia, eh. Qui c'è un tesoro. Quel tesoro qui, non sparateli, subito, eh. Perché se li sparate finisce nella merda. Dovete sparare qui, tac, e poi vi ciucciate il tesoro. Ciondolo con perla. Ecco, qui gli stronzi mi hanno sentito, ovviamente. Adesso li falcidiamo via. Li falcidiamo via. Un po' cercando di sfruttare gli attacchi melee. Così risparmiate un po' di munizioni. Che è sempre consigliato. Questo è morto. Non mi ha droppato un cazzo. Bello quando gli partono le teste. Quando si spaccano le teste con gli headshot. Allora, ok, cominciamo. Via. Bel calcione e poi via alla testa. Ecco, vedete, questi stronzi qua vi lanciano le accette, eh? Quindi attenzione perché fanno un discreto danno, soprattutto all'inizio che siete deboli, eh.
cazzo. Sei stordito poco. Vai giù, brutto stronzo, vai giù. E via. Munizioni. Non mi ha droppato un cazzo. Punti. Niente. Uno spinellino. Spinel. Andiamo di sopra. Andiamo avanti con la nostra razzia. Munizioni. Un altro pendente. Ecco. Complimenti, Leon, che ti tremano le mani come un malato di Parkinson. Ok. Qui. Allora, se mi ricordo bene, qua. No, non è qui l'altro pendente. Qui. Allora, qua. Esatto. Qui saltate giù qui. Ecco, c'è questo altro tesoro qui, che è questa brocca qui, questo boccale qui, che vedete che ha praticamente 1, 2, 3 incavi che potete completare assolutamente con delle gemme preziose, eh? Quindi assolutamente non vendetelo subito al mercante, quel cazzo di boccale lì, ma attendete di averci incastonato dentro le tre gemme, che vi dà molti più aumenta di molto il valore, eh? Qui è dove dobbiamo andare, ma assolutamente dobbiamo fare delle altre cose prima. Allora, qui intanto possiamo mangiarci un uovo normale. Sì. Che abbiamo fatto. Qui, se mi ricordo bene, c'è un altro pendente qua. Esatto. Dai, figa Leon, che c'hai il Parkinson. Mamma mia. Bravo. Vai, altri punti. Molto bene. Qui c'è un altro pendente. Qui c'è il nostro amico di prima. Qui penso che non ci sia più niente, se mi ricordo bene. No, forse c'è. Forse. Ci deve essere. Se mi ricordo bene, ci sono altre due barili da rompere qua dietro. Esatto, dietro la catapecchia. Qui dietro. No, uno solo. Ah, granata incendiaria, buono. Altri pendenti non ce ne sono. Forse ce n'è uno nascosto. Sì, ce n'è uno. C'è un pendente nascosto praticamente dovete passare sempre di qui, fare il giro lungo stavolta passando di qui. Esatto, eccolo qua, vedete sulle pale di questo mulino a vento qui. Ecco, 5 ne abbiamo trovati e gli altri sono nel cimitero. Ma ci buttiamo giù, qui vediamo se c'è qualcosa, sì, assolutamente sì.
spinello. Gli spinelli non si possono, unire a nessun, a nessun tesoro. Gli spinelli venditeli pure così nudi e crudi, che sono, sono unici praticamente. Ecco. Qui è chiuso. Non si apre, infatti. Ah no, qui c'è, un altro, c'è un altro pendente qui. Non me lo ricordavo. C'è un altro pendente. Adesso quando la mira da Parkinson di Leon. Ecco, 6. 6. Dunque, qui torniamo un attimo indietro perché non mi ricordo se erano 6 qui o se erano 7. Ma credo 6. Credo che qui fossero 6, sì. Ah, qua c'erano degli altri barili. Figa, tra l'altro. Cazzo. Munizione del pompa. E altri 1000 punti. Mi erano sfuggiti. Dunque, qui... esatto, eccolo qua. Sì, sì, erano 7 allora. Questo me lo ricordavo. Qui sono 7. Sì. Andiamo a guardare un attimo il file per sicurezza. 7 nella fattoria e 8 nel cimitero. Esatto. Sì, boh. Perfetto. Raccolti tutti, possiamo andare avanti. Anzi no, diamo una salvata. Diamo una salvata. Qui salvate perché qui fra un po' c'è un punto in cui si può crepare, perché ci sarà il primo quick time event. Quick time event sono quelle cutscene interattive dove voi dovete premere a tempo i tasti che vi appariranno in sovraimpressione sullo schermo. E qui, c'è il primo. Tra l'altro qui mi pareva che ci fosse... vedete? Sti stronzi qua vi, buttano giusto masso qua. E via. E via. Perfect. Ecco, qui ci sono un po' di spinellini, eh. Uno. A parte che si vedono, cioè, solamente Mr. Magoo non vedrebbe, non li vedrebbe. Però mi sembrava di ricordare che, tornando indietro, che ci fosse qualcosa sugli alberi, qui sopra, sui rami degli alberi. Un nido a cui poter sparare. Che tra l'altro ci sono, no, evidentemente mi ricordavo male, ma vediamo, c'è dei coglioni che ci sono, in alto, c'è uno stronzo con le, accette che vi tira. No, qui non c'è niente. Ok, carichiamo, andiamo avanti. Qui ci saranno un po' di trappole. Qui ci sono un po' di trappoline. Quei bastardi lì c'hanno la, dinamite. E noi gliela facciamo saltare immediatamente. Là ce n'è un altro. Là dentro. Si vede,
Si intravede a malapena. Cerchiamo di mirare la dinamite. Anche lui, a fargliela saltare. Vediamo un po'. Cazzo, Leon. Leon. C'ha il Parkinson. Niente, avviciniamoci un po', va. Vedete? Sti stronzi qua. Mi tirano la dinamite, eh. Ecco. Ah, figa, ecco un cazzo, ma... Dai, Leon. Bisogna... Dovete avvicinarvi di più. Ecco, cos'è esploso? Scusa. Qua, attenzione, ci sono le tagliole. Sono le tagliole. Ma che cazzo fa? Sarà un po' buggato, eh? Levateci. Attenzione. Attenzione. Tra l'altro, finché non droppano un cazzo. Bomba a mano. Qua ce n'è un altro. Ce n'è un altro dall'altra parte. Bisogna beccarlo da di qua. Sono le tagliole. Mi fanno un danno della Madonna le tagliole. Ma dov'è? Ah, è lì, è lì. Adesso lo inculiamo, eh. Dai, va giù. Ma figa, tra l'altro siamo a secco, eh. Siamo a secco. Quattro colpi. Lì c'è una tagliola. Attenzione. Ecco, qui c'è un tesoro. Che prendiamo subito. Ecco, vedete? Occhio di gatto rosso. Questa qui è una gemma. È una delle tre gemme da incastonare al boccale. Prendete la pompa. Andiamo su tesori. Abbina a boccale, vedete? Tac. E via. Qua mi sa che non c'è nient'altro. Tanto di dentro c'è il nostro amico Luis Sera che sta cercando di liberarsi dall'armadio, che l'hanno legato, l'hanno chiuso dentro l'armadio. Fantastico. Oh, molto bene. Mi servivano proprio. Punti. Qui non c'è più un cazzo. Diamo una salvata. Assolutamente una salvatina.
Mettiamo una salvatina, facciamo saltare trappola esplosiva. Cazzo, mi dimentico sempre, tutte le volte mi dimentico che ce n'è un'altra. Stavolta sono riuscito a evitarla appena appena in tempo. Erba verde, punti, una ricaricata. Ci apriamo la strada. Ok, qua c'è il nostro Luis Sera. E vai con la cutscene. Eccolo qui. Luis Sera. Bene ragazzi, dopo questa cutscene qua direi di fare una pausa, perché qui sto raggiungendo la prima ora di gameplay, che l'Xbox One consente di registrare al massimo un'ora per volta. Interromperò il filmato e riprenderò, poi voi non otterretemi con cazzo, perché poi li monterò insieme. Eccolo qui, Mendes. Fantastico Mendes. Figa, è eccezionale Mendes. Fantastico. Ecco. Fine primo capitolo. Qui siamo morti come dei coglioni due volte. Ma perché, ragazzi, l'inizio si muore all'inizio, eh? Non è così. Salviamo. Non è così facile come può sembrare all'inizio, nel villaggio, che non avete un cazzo, non avete munizioni, avete poca roba, e quel punto lì è abbastanza cazzutello. Eccoli qua, i cultisti. Purtroppo anche noi ci iniettano una plagas, purtroppo, e ce la porteremo dietro in tutto il gioco. Questo è Sadler, fantastico. Qui ci sarà quest'altro dialogo qui, molto bello. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came Adesso vediamo se riesco a finire la cutscene prima che si interrompa la registrazione della prima ora. Vediamo un po', ma sì, dovrebbe. Abbiamo ancora un minuto e 20 secondi. President's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic Luis Sera, un personaggio buffo, un po' un cazzone. Adesso qui ci sarà un quick time event fulmineo. Dovete stare pronti, eh. For nothing guy who happens to be quite a ladies man. Why'd you quit? Polizia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself. Sai che non ci stiamo dentro. Raccoon City. My first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department.